Siamo qui a Festivalori a Modena, abbiamo appena assistito a un dibattito sul calcio con Damiano Tommasi, con Pippo Russo, con altri ospiti, coordinato, moderato da Luca Pisapia. Ecco, c'è un parallelo tra il mondo dello sport e il mondo dello sviluppo economico in generale, che ha dimostrato di creare povertà, disuguaglianza, disparità e che ha evidentemente dimostrato di non funzionare. Sicuramente c'è un parallelo che è il peso che si dà, il valore della lungimiranza. In entrambi i casi è poco valutato e soprattutto poco premiato nel mondo dello sport, in particolare del campionato italiano, del calcio. Si va a stagioni, la retrocessione dalla Serie A diventa un grande problema, la promozione verso la Serie A diventa il sogno da rincorrere a qualsiasi costo, e questo qualsiasi costo poi ne determina l'insostenibilità. Se a tutto questo aggiungiamo la carenza infrastrutturale rispetto allo sport del calcio del nostro paese, ovviamente si fa fatica a pensare lungo e a ragionare in questi termini per creare sostenibilità, perché se si pensa lungo ovviamente il primo pensiero dovrebbe essere come arrivarci. E sostenibilità è quello che, anzi, ancora di più etica, è quello che cerca di fare Banca Etica da quando è nata, noi di Valori.it, da quando esiste il giornale. Ecco, tu sei un amico di Banca Etica, e qual è il tuo rapporto con questa realtà? Ma alla fine degli anni 90 ci siamo conosciuti, quindi dalla nascita praticamente il tema finanziario e la finanza che sia a servizio dello sviluppo e dell'economia reale è sicuramente un grande tema che sta a cuore a Banca Etica, ma soprattutto all'impegno nei confronti delle progettualità che abbiano altro valore che non sia quello finanziario e puramente economico, e questo ovviamente è uno dei tanti valori che determina una parte di differenziazione di questa banca. In generale, parlare di finanza con questo pensiero aiuta sicuramente, tornando alla domanda precedente, ad essere lungimirante. Grazie a Damiano Tommasi, che ha partecipato a Festivalori.it. Grazie.